tenda bis, sono ripresi i lavori alla fine del mese di giugno, oggi siamo a metà settembre in compagnia del sindaco di Limone Piemonte, presidente dell'Unione Montana Alpi Marittime, Massimo Riberi. Abbiamo fatto un sopralluogo all'interno del tunnel dell'infrastruttura, quali sono le sensazioni? Sì, come ben diceva lei, i lavori sono ripresi alla fine di giugno, dopo un periodo di lockdown durato diversi mesi, e siamo molto soddisfatti perché in questi due mesi sono stati scavati altri 130 metri di tunnel ed è quello che noi speravamo appunto di ottenere in questo periodo. E a questo proposito voglio ringraziare la ditta Edilmaco e l'ANAS perché c'è una buona collaborazione con tutti gli enti preposti. Noi come sindaci dell'Unione Montana, della Valle Vermenagna, assieme ai nostri colleghi della Valle Roia, ai sindaci anche della Liguria, stiamo monitorando costantemente questi lavori e dobbiamo dire che ANAS, come dice, Edilmaco danno la massima collaborazione a questo proposito. Noi pensiamo che effettivamente questi lavori del tenda bis possono terminare alla fine del 2021. Ecco, a livello invece proprio di funzionalità, quindi l'importanza funzionale di questa struttura per la vallata, in parte l'ha già anticipato, ma ci fosse stata una struttura del genere anche prima, anche quando c'erano delle criticità sul tenda, quale sarebbe stato il risvolto per questa vallata? Ma guardi, questo è indubbiamente un tunnel di grande interesse perché è un interesse internazionale, non collega solo una valle con un'altra valle ma collega provincia, regione e stato con un altro stato, quindi per noi è di vitale importanza avere una strada di comunicazione che sia efficiente. E diciamo che in questo periodo, visto le varie chiusure che sono state fatte nel tempo per problemi alla vecchia galleria, sicuramente sarà per noi un grande vantaggio avere questo tenda bis.